got talents on my mind. È successa la valle perché c'è stata l'anteprima di La Banda dei Supereroi con Davide Chio. Ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno. Con e di Davide Chio. Oh, intanto complimenti per l'abito da matrimonio che c'aveva una cravatta con il cashpot. C'aveva il cashpot, no? Cashpot, no? Come si chiama il cravattone? Non mi viene. Non mi chiedo cospillo dello sposo, l'hai presente, oddio, no? Sì, però non so il nome, vabbè, non so come si chiama. Elegantissimo alla presentazione di questo film che è andata molto molto bene, infatti, no? Infatti le persone quando mi fermavano mi facevano gli auguri, ma no, po' film, po' matrimonio. Cioè, gente che voleva confette, ma confette non esatto, c'è né, fotografie che parente, sai che tiro? Davide Chio, sai che tiro? Per mia figlia esatto. Che ci porta a casa, esatto. Io ho una tua fan, io, lei è un mio fan, tu dici no, lei è un mio fan. Più che altro me lo scrivono su Facebook. Lei che è Davide Chio, lei è un mio fan. Oppure dicono io sono una tua fans. Esatto. Che è più di una, capito? Si sdoppia. Ah mia, io sono me piace perché mi ha fatto vettere. Davide Chio finalmente approda al cinema, lo avevamo annunciato, l'anteprima è andata alla grande, ma oggi c'è l'uscita ufficiale al pubblico, no? Quella sì. Che sapevo biglietto a queste frasi, giusto? Esatto, oggi c'è l'ufficialità dell'uscita. Vogliamo dire una cosa ai nostri amici, no? Ne esci risoldi, ecco. Cioè nel senso comprate il biglietto. Allora, vuoi entrare al cinema a vedere La Banda dei Supereroi con e di Davide Chio? Ne esci risoldi. Senti? Vabbè, ecco. Sì, no, allora oggi esce ufficialmente La Banda dei Supereroi, lo potete trovare a Catania, all'Odeon, al Cinestar, al Planet. Tra l'altro io questa sera alle 20 sono al Planet. Ah, allora questa sera appuntamento al Planet, se volete incontrare di persona Davide Chio e farvi i complimenti personalmente, ma anche farvi la foto con lui perché è una persona molto disponibile, per cui insomma appuntamento al Planet alle 20 per lo spettacolo che sarà a quell'ora. E poi dicevi Odeon e Cinestar, dove è stata fatta anche l'anteprima, ma nel frattempo anche nel resto d'Italia il film è già in programmazione, sì, giusto? Sì, ci sono tante sale, adesso non è che le elenco tutte perché saranno una sessantina, no. Però più o meno in tutta Italia si trova. Beh, tu hai fan in tutta Italia perché il canale YouTube ti ha reso celebre in Italia e non solo, soprattutto con alcune cose in particolare. Peppa Pocca sicuramente è stata in seconda battuta, una cosa importante, ma tu ti eri già affermato prima, no? Perché ieri ho sentito al telegiornale il padre di Peppa Pig in salsa siciliana. Sì, ci mancherebbe, ma mica solo quello. Certo. Tu eri già Davide Chio molto prima di Peppa Pig, o no? È da tanto tempo che faccio minghiati. Esatto. Sì, sì. Ormai l'ho detto. Proprio fa un bestia in internet, no? Esatto. Uno dice che fai Davide, bestia su internet, chi faccio minghiati, cioè, esatto. Quello è, no? Così mi presentavo. Sì, ma devo dire comunque che è un po' lo spirito sì, tramite il quale poi si fanno delle cose buone, no? Cose buone, perché esatto, uno se le fa pensando che poi un giorno dovrà fare il film fa e niente, forse ci guarda, non ti viene di fare nulla, certo. Invece quello è poi la conseguenza naturale di quello che hai fatto, ma per divertimento, esatto, perché esatto, a fare bestia uno sa dire, esatto, o no? Ma poi ti rendi conto, ci sono molte persone di Roma, di Milano, milanesi, cioè non trapiantati, proprio esatto, il milanese è quello meneghino, che... non è? Che seguono comunque il mio canale e ogni tanto mi scrivono, io non sto capendo niente di quello beh, che stai dicendo, Davide, però il tuo modo di parlare mi fa sbellicare dalle risate, esatto. Non capisco un minga, però capisco un cazzo, però va bene. Però fortunatamente il film non è in diretto, quindi diciamo che fruibile. Tra i terroni è quello che mi sta simpatico, va bene? esatto. Vogliamo ringraziare e salutare tutti coloro che ti hanno dato una mano, a partire dalla produzione, la regia, il montaggio, tutti quelli che insomma hanno contribuito alla buona riuscita di questo prodotto, sì, te li ricordi sì, a memoria? Io ringrazio soprattutto Dario Matrix, soprattutto perché ti arrovo a del nome richiede che salutare, giusto? Soprattutto Dario Matrix, ma no, perché qui no, assolutamente no. No, Dario Matrix, che a un certo punto tipo all'anteprima si mise direttamente magari a scicare i biglietti direttamente, no? Cioè, sì, si mise a fare tutte cose, ma Dario è Matrix, capito? Secondo me non ce n'è uno solo, il due è clonato. Tu ci hai fatto caso che è in aeroposto nello stesso tempo? Sì, ci hai fatto caso? Sì. Io mezzo ore e cuttia e con Frank Matano nello stesso tempo, capito? Ma tu non sai però, e manco io lo sai. Allora mi sta facendo la concorrenza. No, niente, lui è così, capisci? Vabbè, in ogni caso, vabbè, sicuramente Dario, certo, non c'è dubbio, Dario, poi, ma poi vabbè, John Real, esatto, produttore Real Dreams, che è comunque stata la società di produzione che ha creduto metano, nel progetto. Esatto, poi Lucia Aparo, Gaetano Astuto, insomma, che sono stati dei produttori, diciamo, che si sono aggiunti in seguito sì.
insomma, insomma, tutte le persone che diciamo hanno contribuito a rendere questo piccolo sogno reale, no? Ma per te era un piccolo sogno fare un film, o a un certo punto, quando hai capito che eri talmente tanto popolare, hai pensato, ora faccio un film? No, perché sai, una cosa è partire con l'idea e dire da grande vorrò fare questo, un'altra cosa è dire vabbè, mi sto divertendo su internet, però la cosa è diventata grossa, importante. Lo dico perché sì, io certo non pensavo di fare il cantante, però ho fatto 8 CD, certo, perché nel frattempo che diventavo popolare la cosa della canzone trasformata piaceva, allora si diede il caso che forse si facesse un CD, ecco perché lo feci, ma non perché pensavo da bambino che un giorno avrei cantato. Certo. Per te com'è andata? Più o meno la stessa cosa, sai? Quindi la popolarità ti ha spinto la popolarità, alla fine quando fai raggiungi certi numeri ti si aprono anche queste porte, perché giustamente viene naturale dire beh, forse visto che la comunicazione è diventata talmente tanto popolare, esatto, e ha raggiunto tante persone, probabilmente il grande schermo è l'ambiente ideale col quale raggiungerne ancora altri, o quelli stessi, esatto, però in un altro supporto che è quello, è stato, video è stato enorme del cinema, è stato un esperimento, adesso vediamo un po' cosa nasce, come funziona tutta la situazione, esatto, e poi ci sono altri ci sono progetti sogni futuri, certo, no, sì, sempre riguardo dando il cinema, diciamo, se va bene ben vengano altri 2-3 film, no? Esatto. Oh, nel frattempo però Davide, che io non abbandono la sua attività su internet, perché certo, so che i tuoi filmati continuano ad esserci. No, e se io smetto di fare video su internet mi ammazzo una coppa. Esatto, esatto, ti cercherebbero poi, è vero. Vabbè, intanto rimani con noi perché dopo ricordiamo ancora l'appuntamento con l'uscita stasera ufficiale di La Banda dei Supereroi con e di Davide Chio. Dopo ringrazieremo e saluteremo anche gli interpreti che sono stati con te, non solo quelli che ti hanno aiutato a realizzare il film. Ma intanto Gianfri, abbiamo un gioco in corso noi. Esatto, sì, stiamo giocando Nomi, Cose, Città. Lo ricordiamo prima di andare in pubblicità. La categoria è personaggi dei cartoni animati con la lettera B. Dimmene uno. Benji Price. Giusto. Benji, bravo, Price, bravo, bravo. Benji. Bravo. Scusa, te ne potevi escire con la famiglia di Barba Papà, che ce n'è quando lo vuoi. Babba Papà, Barba Forte, non lo seguivo, Babba Gallo, Babba Lucio, Babbaro, Babba Lucio, Babba Sonazzo e Babbo Dolova. Esatto. I like a talent on my mind.